Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Lorenzo ed oggi, come state sentendo da questa musica, da queste soavi voci, siamo arrivati qui nel video che tanto stavate e stavo aspettando. Signore e signori, oggi per voi, solamente per voi, siamo qui per descrivere ed esprimere i concetti che mi dà e che mi fornisce una sola fragranza, la mia fragranza di nicchia preferita tra tutte quelle in commercio. Signore e signori, oggi vi voglio presentare lei, la mia fragranza. Sto parlando ovviamente di Quorum di Orto Parisi, l'unica fragranza che mi ha fatto davvero per la prima volta dire wow, la prima fragranza che mi ha saputo emozionare, che mi ha saputo stupire e che mi ha saputo introdurre al meglio al concetto di profumeria artistica, al concetto di profumeria di nicchia. Questa fragranza per alcuni può semplicemente essere appunto un profumo, un sentore, un odore, ma per me è molto altro. Questo è il mio primo profumo di nicchia e il mio profumo di nicchia preferito in assoluto. Quorum non è solo un profumo, non è solo un liquido all'interno di una boccetta. Quorum è altro, è emozione, è sensazione, è sentimento. Ho aspettato moltissimo tempo per fare questo video, perché anche ora che faccio questo video, questo non basterà per rendere omaggio a questa fragranza, l'unica che per me non potrà mai essere sostituita, l'unica di cui ho davvero bisogno. Bene ragazzi, finita questa breve intro che appunto vi ha fatto vedere il packaging solito di questa fragranza, che ve l'ha introdotta al meglio come appunto la mia fragranza preferita in assoluto, ora diciamo che penso di averle reso giustizia abbastanza, anche se come ho detto questo video non lo farà pieno. Comunque proverò in modo oggettivo ma anche soggettivo, come faccio sempre, ad esprimere e a farvi passare ciò che mi fa davvero provare questa fragranza. Bene, prendiamo la mouillette e andiamo, signore e signori, allo spruzzo di questo capolavoro. Wow, wow. Che cos'è questa fragranza? Ovviamente l'ispirazione sono le scarpe del nonno di Alessandro Gualtieri, capo e fondatore di questo brand, Orto Parisi. Come dice lo stesso nome, questo è un profumo davvero, davvero tosto, duro, cuoiato ovviamente. Questo cuoio è il miglior cuoio che io abbia mai sentito personalmente. È un cuoio acidulo, grezzo, rude, dolce ma che non stucca, dolce, particolare, interessante, è una dolcezza acidula, è una dolcezza appunto che si va ad unire a questo cuoio, a queste note scure, fumose, molto fumose. È un cuoio cattivo, ma anche allo stesso tempo sensuale, molto molto attraente. È un cuoio che fa girare le persone, che fa girare coloro a cui passi di fianco. È un cuoio che parla, che esprime qualcosa di te. Ed è un cuoio che, se portato da qualcuno, gli dà carattere e un'assoluta aurea intorno al suo atteggiamento, intorno alla sua attitude. Se unite questo profumo ad un carattere forte, ad un carattere sicuro, autorevole, esce fuori davvero un capolavoro olfattivo. Questo non è solo un profumo, ma questo può dire qualcosa di voi, può esprimere una sensazione che provate, può esprimere appunto una parte di voi dura, sicura e molto molto piacevole. Oltre che dire che appunto questo cuoio è un cuoio molto fumoso, grezzo, rude, molto appunto sfaccettato, spigoloso, ma allo stesso tempo dolcino, acidulo. Non so davvero che altro dire. Questo era appunto un breve video sulla recensione di questo capolavoro. Vi consiglio ovviamente di andare a sentirlo e di non fermarvi al mio video. Questo era Quorum di Orto Parisi, la mia fragranza preferita. Noi ci vediamo in un prossimo video o una prossima live. Ciao ragazzi.